Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi è uscita una notizia che non è una notizia ufficiale, ma una notizia che secondo me diventerà ufficiale da qua a poco. Nel vedere questa notizia, insomma, che tra l'altro mi ha riportato il Noda, sono stato subito contento perché un po' me l'aspettavo e un po' ne avevo tanta voglia, perché se dovesse poi diventare una cosa davvero ufficiale ne sarei contentissimo. E Eurogamer.net ha sostenuto che probabilmente, qua dice, prima del prossimo Natale, quindi addirittura prima della fine dell'anno, potrebbe uscire lo SNES Mini. Come ben sapete, infatti, l'anno scorso ormai è uscita questa console qui, che è il NES Mini, quindi la prima vera e propria grande console di casa Nintendo. Uscita al tempo, non mi ricordo esattamente la data di uscita del NES Mini qua in Italia, comunque è uscita al prezzo di 60 euro, quindi una cifra onestamente, diciamo, più che onesta per una console che comunque è vero che ha tantissimi anni, perché comunque è uscita ormai penso nel lontanissimo 80, penso 83 Giappone, 85-86 qua da noi, una roba del genere. Però bisogna anche dire la verità che per una console che già al suo interno conteneva la console mini, appunto, che si poteva collegare, che si collega direttamente col cavo HDMI ai televisori moderni, e viene poi ovviamente adattata impedendo quella deformazione grafica che purtroppo e giustamente ad oggi si prova utilizzando una vecchia console di questa tipologia su un televisore ormai moderno, e soprattutto la possibilità di avere già precaricati, come appunto diceva qui, scusate se guardo di qua ogni tanto ma è perché l'ho messo qua in parte, vedete, 30 giochi già precaricati, tra cui i classici Zelda, Mario, eccetera eccetera. Allora, io questa console qui l'ho presa perché comunque quando ho visto il prezzo, ho visto la possibilità e ho visto il tutto, ero abbastanza incuriosito, l'ho prenotata da GameStop, l'ho ritirata col secondo pad e in brevissimo tempo la console è andata letteralmente a ruba. Ha venduto tantissime copie in Italia, ma penso ovviamente anche fuori dall'Italia, è letteralmente esaurita. E adesso, appunto, notizia di questi giorni, Nintendo ha ufficializzato l'uscita di scena dalla produzione del NES Mini. Devo dire la verità, non sono riuscito e non riesco ancora attualmente a godermi appieno questa console, perché io, vabbè, non è una novità, sono dell'89, quindi capite bene che quando questa console vera, cioè il vero NES, è uscito in Italia, mancavano 3 anni alla mia nascita, quindi non ero ancora nato. Fondamentalmente, quando poi avevo 3, 4, 5 anni, avevo giochicchiato qua e là a casa di qualche, appunto, di qualcuno di questi conoscenti, l'avevo un po' provata, ma molto poco, devo essere onesto. La mia prima vera e propria console è stato proprio lo SNES, uscito, se non ricordo male, nel lontano 1992 qua da noi, appunto, in Italia, quindi in Europa. Io avevo 3 anni, ho cominciato a giocarci poco dopo, penso che avevo più o meno 4-5 anni quando ho iniziato a quando mio papà mi comprò e mi portò il Super Nintendo a casa, e io ero tipo in tripudio per questa cosa. Tenete anche conto ovviamente che al tempo entrare in una casa e trovare una console di questa tipologia non era facile, perché mentre oggi si può entrare in casa di chiunque, si può trovare una console con chiunque, perché ormai le PlayStation 3 penso che vengono tenute anche semplicemente come lettore Blu-ray, quindi tra una PlayStation 4, un Xbox 360 One, Play 3, Play 4, eccetera eccetera, ormai in ogni casa, 3DS, 2DS, in ogni casa, ogni ragazzino, ogni bambino, ogni bambina più o meno ha una console con cui giocare. Al tempo non era così, ragazzi, perché al tempo non c'era nulla, non c'era l'evoluzione tecnologica che c'era oggi, la concezione del videogioco era completamente differente. Fatto sta, comunque, ragazzi, stavo dicendo che il NES Mini non sono riuscito per niente a godermelo a pieno, perché neanche ad oggi, infatti ancora qua imballato, incartato, e anche se l'avevo già provato, perché purtroppo, e lo devo ammettere, questa console a 8 bit non è riuscita, cioè almeno ad oggi non riesco a giocarci, detto sostanzialmente, ha una grafica troppo vecchia, i comandi sono comunque vecchi, perché come potete vedere, cioè i controller erano controller con croce direzionale semplice e 2 tastini, quindi si parla proprio, secondo me, di quella che potrebbe essere definita la base, questa, del vero e proprio videogiocare casalingo. Ovviamente il NES va riconosciuto, è stata probabilmente una delle più grandi console della storia, sicuramente quella che ha portato la concezione di videogame in casa per la prima volta, perché prima comunque sicuramente non era propriamente così. Però ripeto, siccome al tempo non sono riuscito, diciamo, a farmi trasportare dall'effetto nostalgico dovuto proprio causato dal fatto che questa console io al tempo non l'ho avuta, non l'ho mai avuta, non l'ho mai giocata davvero.
quando però è uscita la notizia, ed è uscita oggi appunto il rumor rispetto all'uscita dello SNES Mini, sono andato però letteralmente in tripudio. Il Super Nintendo infatti è stata la mia prima vera console, quella che mi ha fatto avvicinare definitivamente e per la prima volta in realtà poi al mondo dei videogiochi, è quella che mi ha fatto innamorare. Super Mario World, che era stato di fatto il gioco di punta al lancio della console, era stato per me un gioco fantastico, ho passato ore e ore e ore, penso di averlo giocato tra le 1000 e le 1500 mila miliardi di volte, e tra l'altro al tempo ero veramente molto piccolo e ho anche tanti ricordi di quella console, perché mi ricordo che per esempio con Super Mario World, per finire il boss finale appunto Bowser, che c'aveva sta cazzo di navicella che continuava, no, a picchiarvi sulla testa, non riuscivo a farlo in nessun modo perché, ripeto, ero troppo piccolo, quindi non avevo la capacità. Magari riuscivo ad arrivare anche tramite alcune scorciatoie, non facendo tutti i livelli, riuscivo ad arrivare al boss finale, al castello, al boss, ma non riuscivo in nessun cazzo di modo a battere Bowser. Quindi tutte le volte chiamavo mio papà e gli chiedevo di farlo lui al posto mio, quindi lui con un po' di smadonnamento riusciva a portarlo a termine. Tenete anche conto, ragazzi, che finire un gioco al tempo era molto molto più difficile e diverso rispetto che a finire un gioco oggi, che dove si può scegliere il livello di difficoltà e comunque è mediamente molto più facile. Io ho dei ricordi bellissimi con lo SNES perché ho giocato dei giochi bellissimi, tra l'altro non ho giocato neanche a tanti di quei giochi perché, ripeto, ero piccolo, quindi non avevo la possibilità, le conoscenze, né le possibilità economiche né le conoscenze videoludiche per potermi avvicinare a tutti i videogiochi belli che la console aveva e ha riservato nell'arco degli anni. Per esempio non ho mai giocato, tranne ovviamente che in sala giochi, a uno Street Fighter, non ho mai per esempio giocato a un Castlevania su Super Nintendo, quindi ci sono veramente tante perle, tante chicche che io al tempo non ho mai giocato. Magari giocavo tanto altro, per esempio giocavo, mi ricordo, a Superstar Soccer, oppure c'era un altro gioco che non mi ricordo come si chiamava, tipo Aero Fighter qualcosa, però non mi ricordo, che era questo gioco di aerei dove c'erano vari livelli da completare con dei poteri, che si poteva utilizzare un potere speciale per ogni livello che poi non poteva essere più riutilizzato, e c'era l'aereo rosso e l'aereo blu del primo e del secondo giocatore. La verità, ragazzi, è che Super Nintendo ha portato, ovviamente il passaggio grafico è stato dagli 8 bit ai 16 bit tra NES e SNES. Il salto grafico è paragonabile come se oggi si pensasse al tempo, per esempio, al salto grafico che c'è stato tra una Play 1 e una Play 2, cioè è stato devastante. Cioè gli sfondi, i colori, le ambientazioni, il gameplay, anche il controller che raddoppiava l'utilizzo appunto i tasti perché ne aveva 4 al posto di 2, è stato veramente un salto generazionale pazzesco secondo me tra il NES e lo SNES. E io quindi continuo ad avere questi ricordi dello SNES perché io credo che ancora tutt'oggi sarebbe tranquillamente rigiocabile, cosa che secondo me con il NES è un pochino più difficile, proprio perché si va talmente tanto indietro a livello grafico e a livello di gameplay che si fa secondo me un pochino troppa fatica, però ripeto, è una cosa puramente soggettiva, personale mia. E purtroppo, infatti, voi adesso mi direte, ma che senso ha allora a questo punto spendere dei soldi per uno, tolto il fattore collezionistico, tolto il fattore anche di rarità, perché parliamoci chiaro, del NES tante persone ci hanno lucrato sopra. Io quando l'ho preso al tempo non ne avevo minimamente idea che sarebbe schizzato in questa maniera di prezzo. Molte più persone secondo me adesso accorreranno a prenotare lo SNES e a comprare uno SNES Mini se dovesse veramente uscire, proprio per il discorso collezionistico e di rarità che ha poi diciamo caratterizzato il NES Mini. Io purtroppo però voi appunto vi starete chiedendo, ma perché non semplicemente tiri fuori il tuo SNES e non ci giochi e lasci perdere lo SNES Mini? Principalmente per due motivi, ragazzi. Il primo, perché purtroppo, così come mio papà al tempo me lo diede, allo stesso tempo anni fa me lo tolse, perché c'è questo divertente, in realtà non molto aneddoto. Io praticamente al tempo avevo inscatolato lo SNES, così come anche il Nintendo 64, insomma poi tutte le altre console vecchie che avevo. Lo SNES lo avevo portato in garage con tutti i giochi, erano tutte copie luse, quindi almeno da quel punto di vista non ho grandi rimorsi. Un giorno, di anni fa, vado giù e dico, cerco sto SNES, non lo trovo, e dico a mio papà, ma papà, ma dov'è lo SNES? Non lo trovo giù in garage. E lui mi fa, no guarda, l'ho portato in discarica, l'ho buttato perché occupava troppo spazio e dovevo liberare. E lì sinceramente ci sono rimasto veramente di merda, incazzato, ovviamente mi ero infuriato a bestia, perché ovviamente considerate che quella veramente anche a livello affettivo preferivo perdere altro piuttosto che il Super Nintendo, perché è stata la mia prima vera console. E questo rumor però, ragazzi, mi rende contento, perché la seconda motivazione che mi farebbe portare all'acquisto, ovviamente al day one, di uno SNES è la possibilità di poterlo collegare direttamente ai televisori moderni con il classico cavo HDMI che c'è
con il classico cavo HDMI che c'è dentro anche il NES Mini, per esempio, che è stato veramente molto comodo e molto utile, e quindi appunto ci permetterebbe, probabilmente anche lì li caricherebbero sopra altri 30 e rotti giochi. Questo permetterebbe a tutti noi di poter rigiocare comodamente a casa tutti i vecchi giochi dello SNES. Io sono contento di questo rumor, mi auguro che lo annuncino il prima possibile, magari, perché no, proprio anche alle 3 di questo giugno, sarebbe veramente una figata. E voi invece, ragazzi, cosa ne pensate? Io mi raccomando, qua sotto nei commenti voglio sapere la vostra, perché voglio capire se questa cosa è una cosa puramente, diciamo, nostalgica, se è una cosa, diciamo, che invece al contrario secondo voi ha un senso, se ha anche un senso secondo voi continuare in successione a fare le console, perché in questo formato mini, perché a questo punto esce il NES Mini, potrebbe uscire lo SNES Mini, nulla vieta più avanti di vedere un Nintendo 64 Mini, un GameCube Mini, eccetera eccetera. Penso che il prezzo sarebbe sempre di 60 euro, quindi secondo me è un prezzo giusto. Secondo voi invece com'è? Insomma, è un prezzo troppo alto o è un prezzo onesto? Mi raccomando, quindi qua sotto nei commenti fatemi sapere la vostra. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel mi piace a questi vlog comunque, che appunto vi avevo promesso che avrei fatto, quindi spero che vi piacciono. Questa notizia appena l'ho vista volevo subito condividerla perché mi interessa sapere la vostra, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!